Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi mi metto a pulire un po' in cucina dopo lavoro. Come vedete, stamattina ho lasciato un po' di cose perché stavo andando di fretta. E niente, oggi facciamo le pulizie in cucina. Ci mettiamo più o meno un'oretta. Ci ho messo per queste pulizie, se qualcuno me lo chiede, ecco. Intanto rilavo tutte le cose che ce l'ho dentro il lavandino. In queste feste qua io di solito non cucino perché passiamo le feste su una mia suocera, anche l'ultimo dell'anno siamo usciti, anche l'ultimo dell'anno non ho cucinato nulla. Poi ripulisco bene anche la grattugia, non la lavo perché tanto gratto sempre il formaggio con questa grattugia qua, non gratto nient'altro. Allora do una pulita, lo pulisco con un po' di carta e poi sopra la grattugia invece l'ho pulito un po' con il sapone per i piatti e con un panno in microfibra. Poi pulisco per bene anche con il caricacellulare, con un po' di sgrassatore, sempre con un panno e microfibra. Poi spruzzo dappertutto lo sgrassatore, questo qua, che non vedo l'ora di finire. Niente, pulisco un po' tutta la cucina con sgrassatore. Pulisco a modo tutte le piastrelle, il marmo. Dopo invece con un panno umido ripulisco tutto. Thank you.
Ho preso qualche pezzettino di sapone alta e l'ho sciolto in acqua calda e poi vado a pulire i pensili in cucina. Lo faccio così ogni tanto. Adesso mi piacerebbe usare pochi detersivi, l'avevo già detto un'altra volta. Preferisco usare tutte le cose un po' più naturali, ecco. Io frigo spesso, ecco. Allora qua in angolo, non penso né qua in angolo, ogni tanto ho qualche goccino di olio che se mi si accumula, ecco. E allora prendo con la spugnetta quella in acciaio con un po' di sapone per i piatti. E senza strofinare troppo, lo strofino un pochettino, ecco, molto delicatamente per far andare via tutto il grasso. E va via benissimo, vi devo dire la verità. E prime volte quando ho provato avevo paura di graffiarlo mobile, alla fine non si graffia. Poi pulisco anche la cappa sempre con il sgrassatore. Dopo aver pulito tutti i pensili di cucina, mi concentro di angolo di cottura con i filtri e tutte le cose che sono lì sopra, che non le rilavo ogni volta che uso, perché sennò vado a letto a mezzanotte. Io di solito finisco a lavorare alle 7:30, alle 8 sono a casa, ecco. Preparo la cena o una cosa o l'altra, viene molto tardi, ecco. Allora quelle cose lì non le faccio subito, ecco. Ho passato tutto con sgrassatore, lascio reagire un pochettino mentre faccio altre cose, che così si sgrassa bene, ecco. Thank you.
Anche qua pulisco sempre le piastrelle. Non so se ho fatto tutte le riprese, ma comunque passato con disgrassatore, dopo sono andata a risciacquarlo anche. Non faccio vedere tutte le immagini, sennò diventa video lunghissimo. Thank you.
Dopo ho rilavato tutto, ho fatto asciugare con un panno in cotone, che così faccio prima, e lo rimetto tutto com'era, ecco. Poi alla fine passo con via cal, sto molto attenta a non spruzzare sul marmo perché sennò si rovina, e pulisco per bene anche il lavandino, lo lascio reagire un po' mentre vado a lavare per terra e lascio via cal sul lavandino per reagire meglio, ecco. Questa volta voglio lavare molto bene i pavimenti, infatti sto spruzzando sempre con sgrassatore e vado a lavare per bene tutte le piastrelle. Ho cambiato l'acqua 2 volte, ragazze, incredibile, perché i pavimenti erano sporchissimi. Non so se è il sgrassatore che ha fatto andare via un po' di unto, non so, sapete anche in cucina si accumula tantissimo grasso. E niente, ho pulito per bene tutti i pavimenti oggi, sono proprio contenta, ecco. Provateci, perché veramente è uscita l'acqua nera, nera, nera. Ed ecco qua ragazze, alle 6 ho finito tutte le pulizie, mi manca il lavandino per risciacquarlo un pochettino, adesso risciacquo il lavandino e poi ho finito tutte le mie pulizie per oggi. Ecco, spero che il video vi è piaciuto, spero che vi ho fatto un po' di compagnia e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti ragazzi, ecco la cucina pulita e profumata.